Il cardinale George Pell, scortato dalla polizia, entra nel tribunale di Melbourne. Di lì a poco sarà preso in consegna dagli agenti dell'Assessment Prison della città per la sua prima notte da detenuto. Condannato per 5 capi d'accusa legati ad abusi su minori, il porporato australiano rimarrà in carcere in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo prossimo. I legali dell'arcivescovo ribadiscono la volontà di ricorrere in appello, mentre dal Vaticano arriva la conferma ufficiale, dopo un tweet del direttore ad interim della sala stampa vaticana, che Pell non è più prefetto della segreteria per l'economia. Incarico da cui era in congedo dal giugno del 2017, quando si era recato in Australia per difendersi al processo che lo vedeva imputato, e in ogni caso giunto a naturale scadenza il 24 febbraio scorso. Non solo, la Congregazione per la Dottrina della Fede si occuperà del caso nei modi e i tempi stabiliti dalla normativa canonica, con un'indagine autonoma sul porporato. L'eco della condanna di Pell ha attraversato il mondo, ma è senza dubbio l'Australia ad essere lacerata dalla vicenda, su cui è intervenuto anche il primo ministro Scott Morrison. I think any Australian would be. Nessuno è al di sopra della legge in questo paese, ha affermato, ma le posizioni sono diverse. L'Australia è spaccata tra chi ritiene la sentenza giusta e chi invece esprime perplessità e dubbi sulla decisione della seconda giuria chiamata ad esprimersi sul caso. A Ballarat, città natale di Pell, che in passato ha sofferto per scandali sessuali e tentativi di insabbiamento, le vittime legano nastri sulla cancellata della cattedrale di St. Patrick. Il nome di quello che era uno dei suoi figli più illustri è stato cancellato dal muro d'onore. Eppure sulla vicenda non si può mettere la parola fine.